grazie. Sì, no, è per noi una grande soddisfazione il fatto di essere riusciti a portare a termine i lavori di ristrutturazione di questo edificio. Devo dire che l'INPS non ha mai lasciato l'Aquila, anche dopo il crollo di 3 piani dell'edificio nel 2009 col terremoto. I colleghi che sia in provenienza INPS che in provenienza INPDAP, nonostante avessero problemi logistici che potete bene intuire, alcuni di loro sono rimasti senza casa, si sono comunque immediatamente adoperati per fornire assistenza alla popolazione in, chiaramente in ambiti di fortuna, insomma, in qualche modo. E poi siamo riusciti in tempi molto rapidi a ripristinare i servizi per la cittadinanza, perché sappiamo quanto l'INPS sia importante anche in casi come questi. Quindi non abbiamo mai abbandonato l'Aquila, siamo stati sempre presenti, però per noi era molto importante anche ritornare in questo edificio storico che fa parte del centro storico dell'Aquila. E quindi abbiamo messo la massima energia per riuscire a portare a termine questi lavori. Devo dire che c'è stato un impegno di tutti, ringrazio il sindaco chiaramente il lavoro che è stato fatto dai colleghi dell'Abruzzo, a partire dalla direttrice Wittenberger. È per noi quindi una giornata importante, tra l'altro col fatto che adesso abbiamo all'interno di questo edificio sia la direzione regionale che la direzione provinciale, avremo anche un'apertura diretta al pubblico, cosa molto importante, perché la nostra presenza è una presenza che sul territorio che vuole essere sempre una presenza di dialogo diretto con il pubblico. E noi abbiamo un processo di riorganizzazione dell'istituto che punta ad accentrare tutti gli aspetti di lavoro, diciamo, di back office, mentre decentra le parti che sono a diretto contatto con il pubblico. Quindi nel momento in cui noi andiamo a riaprire questo edificio e questa sede, vogliamo che questa sede sia aperta al pubblico e quindi sia qualcosa che porta anche la cittadinanza a riconquistarsi il centro storico dell'Aquila. Sono tra l'altro momenti in cui l'istituto viene chiamato a svolgere delle funzioni sempre più importanti, non solo nel campo della previdenza, con le novità che poi saranno predisposte nell'ambito della legge di bilancio per il 2019, ma anche, forse e soprattutto, nel campo dell'assistenza. E qui chiaramente gli interventi che comunque adesso vedremo quali sono gli ultimi dettagli che emergeranno in questi giorni, ma che sicuramente comporteranno una forte espansione delle misure di contrasto alla povertà in Italia. Quindi noi vogliamo esserci all'Aquila, vogliamo essere pronti ad accogliere le persone che verranno da noi chiedendo chiarimenti su queste nuove prestazioni, vogliamo essere in grado di aiutare soprattutto le persone maggiormente disagiate, le persone povere, far sapere che l'INPS è alla loro disposizione, che i nostri colleghi sono presenti per cercare loro di dare il sostegno che la legge ci consente oggi di fornire. Ricordava prima la direttrice Wittenberger che ero lì per la posa della prima pietra, mi spiace oggi non essere fisicamente con voi in questa giornata di celebrazione, ma spero di riuscire a venire da voi comunque prossimamente per così vedere di prima persona il nuovo edificio e congratularmi di nuovo con tutti i colleghi dell'Aquila che davvero hanno fatto un lavoro straordinario in questi anni. Gabriella Di Michele, prima di tutto, qual è l'importanza di questa giornata? Importante la ricostruzione, ovviamente. Io sono aquilana e c'è una coincidenza, la mia casa è stata restituita 20 giorni fa, quando è rinata questa sede regionale e provinciale, quindi per me è un giorno molto importante. Quanti addetti torneranno a lavorare in centro storico?
Beh, alcuni già lavoravano, la sede provinciale, voi sapete, era ripartita da molto tempo, dovrebbero essere un 200 persone. Cioè, in più, dice, rispetto a... 200 persone stabili, via, mettiamo così. Non in più, perché purtroppo il personale dell'istituto è diminuito in maniera drastica, ma insomma, speriamo bene. E questo significa dare un servizio maggiore anche ai cittadini? L'INPS il servizio l'ha assicurato sempre, anche quando era nelle tende e quando era per strada. Certo, adesso abbiamo le condizioni logistiche per farlo fruire in maniera migliore ai cittadini, sicuramente. L'Aquilana che giudizio dà della ricostruzione post-sismica? La ricostruzione post-sismica ha avuto un ritardo iniziale, no? I primi 2 anni sono stati un po' lenti, 2-3 anni, ma adesso credo che sia lanciata per arrivare in termini accettabili ad un punto finale. Credo che l'Aquila sarà più bella di prima, questo è un esempio, questo consiglio regionale è spettacolare, splendido, non avevo avuto occasione di vederlo, e così tanti palazzi storici che non avrebbero mai avuto occasione di essere rimessi a posto. Abbiamo sofferto, ma le prospettive vere sono quelle di riportare il lavoro in città, che è la vera sfida che dovremo vincere. Fibrillazione all'INPS per quota 100, per i conti, insomma la situazione è delicata anche politicamente. L'INPS è un ente strumentale dello Stato e per cui fa quello che il legislatore, il governo decidono che debba fare. Il problema dei conti è un problema nazionale, ma d'altronde le risorse vanno cercate lì dove sono. Se l'INPS dovesse aver bisogno di ulteriori apporti finanziari, si troveranno. È un ente strumentale, ma Boeri non è che non le manda a dire al governo. Boeri è un organo a metà fra tecnostruttura e un organo politico e quindi può a sua volta, poi uno scienziato, uno studioso, dire quello che lui pensa. Io credo che il compito di un direttore generale sia invece essenzialmente di adeguare la macchina per raggiungere il cittadino in base a quelle che sono le scelte che altri fanno. Le nuove generazioni ce l'avranno la pensione? Ma certo che ce l'avrà. Provveditore, qual è l'importanza di questa giornata in cui si restituisce alla città un importante edificio storico e funzionale? Beh, direi che è essenziale. Intanto è un momento di incontro con la cittadinanza per cosiddetto redderazione, cioè dare conto di quanto si è fatto sino ad oggi. E questo mi pare essenziale anche per la completa rinascita socio-economica della collettività dell'Aquila. Quindi rendicontare di quanto si sta facendo e quanto si è fatto. Per quanto riguarda questo intervento, cosa possiamo aggiungere? Niente, che è uno dei più, diciamo, classici esempi di consolidamento e nel contempo di recupero, nonché di rifunzionalizzazione di un immobile all'interno del centro storico cittadino. È noto a tutti come lei riesce a prendere posizione, non solamente in questo periodo ma anche nel recente passato, per far comprendere e capire qual è l'attività che ha svolto, che svolge l'istituto, ma soprattutto la credibilità quando lei, attraverso gli esperti dell'INPS, comunicate le vostre proiezioni, ma soprattutto anticipate ciò che può accadere e quindi di conseguenza riuscite a mettere ordine, a far comprendere soprattutto a noi governanti nazionali e regionali verso quale strada ci dobbiamo incamminare per fare in modo tale che questo istituto di primaria importanza, che eroga servizi essenziali per la nostra collettività, non solo oggi o ieri, ma anche in prospettiva e nel futuro, deve mantenere la barra dritta. Quindi per questo, a nome del Consiglio regionale, a lei un ringraziamento, perché ha questa grande capacità proprio di riportare a credibilità l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Permettetemi di salutare 2 persone che io conosco da molto tempo, per poi dire alcune cose proprio sul tema specifico della ricostruzione della sede storica dell'INPS qui all'Aquila, in via dei Giardini. Che cosa vuol dire
già accennato dal sindaco che saluto, che prima ha fatto, ha portato il suo saluto istituzionale, che cosa significa questo luogo, questo pezzo di territorio, il perché si diceva prima che sta in un asse centrale, importante, vitale per la città, non è solo la porta d'ingresso al posto principale, ma ormai è diventato un angolo della città dell'Aquila che ha riacquistato tutti i requisiti per far capire che l'Aquila, città capoluogo di regione, non è solo per norma di legge, ma lo è anche di fatto finalmente. Ormai la ricostruzione vede la luce lungo questo tunnel. Sindaco Biondi, non accade tutti i giorni all'Aquila di vedere un edificio con ricostruzione pubblica restituito alla città, visto i ritardi di tanti altri palazzi? Sì, non accade tutti i giorni, però accade e questo è positivo. Siamo contenti per l'INPS, siamo contenti anche perché uscendo dall'edificio di Via Lerendina possiamo continuare l'interlocuzione col Demanio per spostare lì gli uffici del comune in un mosaico di ripopolazione del centro storico che dà segnali importanti, e poi intorno alla villa si sta creando questa cittadella pubblico studentesca che è uno degli elementi che può rilanciare le attività del centro storico. Agenzia del Demanio, spieghiamo meglio questo passaggio importante per il comune. Sì, l'Agenzia del Demanio ha in locazione l'immobile di Via Lerendina dove era l'INPS fino a poco fa. Grazie a un emendamento che abbiamo fatto approvare nella legge di bilancio l'anno scorso si dà la possibilità anche agli enti territoriali di subentrare nelle locazioni del Demanio, e quindi abbiamo chiesto che il comune sposti una parte del loro uffici, che sono dei suoi uffici che adesso sono in periferia, in centro storico. Con un risparmio di soldi? Anche con un risparmio e con una migliore efficienza anche della gestione degli spazi e una migliore qualità dei servizi per gli utenti. Ho parlato con Rapisarda per sapere insomma gli altri palazzi? Sì, parliamo continuamente col provveditorato, abbiamo fatto anche un accordo per la velocizzazione delle procedure al di sotto dei 5 milioni e mezzo per l'edilizia scolastica. Direttore regionale, qual è il messaggio l'INPS vuole lanciare oggi all'Aquila? Il messaggio è che l'INPS c'è più che mai, c'è sempre stato, c'è stato dai giorni del terremoto, nonostante gran parte dei nostri colleghi avesse una situazione devastata, personale, delle proprie abitazioni, nonostante la nostra sede fosse crollata. Fin dai primi giorni l'INPS c'è stato, ha lavorato nei camper, negli sportelli mobili, sedi provvisorie. Finalmente oggi è una giornata di gioia, rientriamo nella nostra sede storica, il palazzo di Via dei Giardini, che è un edificio dei primi del Novecento, quindi ha 70 anni di storia come palazzo dell'INPS, ed è un regalo fatto alla città, in qualche modo ripopola il centro storico dell'amministrazione pubblica importante, ed è anche un segno del fatto che l'INPS vuole stare sempre di più vicino ai cittadini, là dove le città rinascono, e quindi è una cosa molto importante per i colleghi, diciamo proprio da un punto di vista quasi sentimentale. Quanti addetti in più rispetto a ieri torneranno a frequentare il centro storico per lavorare? I numeri dell'INPS rimangono gli stessi, siamo nella sede, sia la sede regionale sia la sede provinciale, quindi naturalmente saremo molti di più nell'edificio, e ci sarà anche qualche innesto di nuove energie che proverranno dal concorso che i nostri vertici hanno fortemente voluto e che porterà un po'. Quanti nuove assunzioni si prevedono? Le assunzioni sul territorio nazionale saranno molte, sono entrati i primi 250, si arriverà probabilmente ad oltre 1700. In Abruzzo pian piano, gradualmente entreranno secondo le rispettive. Al momento sono entrate 5 persone, ma prevediamo che possano essere molte di più. Insomma. Salutare le istituzioni in una giornata come questa, ovviamente partendo dal Presidente del Consiglio regionale e dal Sindaco, segnala appunto non semplicemente scontata premessa all'intervento, ma rappresenta simbolicamente, come oggi vuole essere questa giornata, la necessità di una sempre più forte integrazione e interazione tra più livelli istituzionali, siano quelli interni all'istituto ma anche nel rapporto con altre istituzioni, diciamo, esterne, nel caso specifico la Regione e il Comune, proprio perché è fondamentale che questa integrazione sia sempre più supportata dall'azione dell'Istituto,
di rispetto a dinamiche economiche e sociali particolarmente specifiche in questo territorio per i motivi che conosciamo, ma è un tema che vale a tutti i livelli in quanto la composizione e la scomposizione del tessuto sociale, produttivo ed economico non danno più quelle certezze che abbiamo conosciuto nel passato, ma sempre più presentano dinamiche che sottopongono sia le istituzioni, diciamo, deputate al governo del paese a tutti i livelli, ma anche le strutture istituzionali di servizio a confrontarsi con novità che quotidianamente, come dire, ripropongono schemi da affrontare con coraggio, e l'integrazione e la collaborazione è un fatto straordinario. Ancor più lo vediamo anche dal programma di oggi, ma è la realtà che è stata descritta: una città come L'Aquila che ha necessità e bisogno di rafforzare questa rete, sia appunto tra istituzioni, ma anche all'interno di dinamiche legate per esempio alla valorizzazione dei poli culturali, museali, archeologici, parte integrante della possibilità e fondamentale per la speranza di far ripartire concretamente lo sviluppo. L'Aquila è una città che ha vissuto un dramma, sta ripartendo. Mi piace segnalare come queste giornate non sono solo un fatto rituale, ma segnalano, come dire, quel coraggio di andare contro tendenza. Io facevo un altro mestiere fino a qualche anno fa e ricordo la straordinaria energia con cui le parti sociali, anche a livello nazionale, hanno immediatamente investito per riaprire in tempi più rapidi possibile le proprie sedi nel territorio aquilano, con investimenti anche, come dire, coraggiosi, e quindi le associazioni datoriali, le organizzazioni sindacali da subito hanno segnalato la presenza, pure in una fase di grande non solo sconvolgimento e dolore, ma di imprevedibilità dal punto di vista della prospettiva della rinascita della città. Eppure fu allora un investimento che, insieme alle molte tappe che sono state descritte dal sindaco e dal presidente del consiglio regionale, presentano quel processo di rinascita e ricostruzione di cui tutti abbiamo non solo bisogno, ma in cui crediamo. Michele Giannitto, ecco, di quali lavori si è trattato? I lavori sono stati affidati dal Provveditorato alle opere pubbliche nell'ambito dei finanziamenti CIPE che sono a disposizione del Provveditorato per ricostruire la città dell'Aquila, soprattutto la ricostruzione pubblica. I lavori hanno riguardato principalmente l'adeguamento sismico dell'edificio. L'edificio è un edificio storico realizzato negli anni 30 da quella che all'epoca era l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale. E quindi fu l'architetto? L'architetto fu Cesare Bazzani, accademico d'Italia, che progettò e realizzò i lavori. Lavori per l'epoca all'avanguardia, perché è una delle prime strutture in cemento armato, una struttura in realtà mista, muratura e cemento armato, i primi cementi armati dell'epoca. E quindi, le dicevo, i lavori principalmente sono stati di rifunzionalizzazione totale dell'edificio, quindi un adeguamento sismico e una riqualificazione energetica con l'installazione di impianti che utilizzano anche fonti rinnovabili, in particolare il solare e un impianto di cogenerazione e un impianto di riscaldamento con delle pompe di calore geotermiche. Quindi serve un forte risparmio? Sì, ci attendiamo un considerevole risparmio rispetto a edifici tradizionali. Anche l'involucro è stato attentamente coibentato, quindi migliorate le trasmittanze termiche e gli infissi, è un rinnovo generale dell'edificio. Costo dell'intervento? L'appalto è stato aggiudicato per un importo di circa 5 milioni di euro alla un'associazione temporanea di impresa, a Unati, composta dalla ditta Nidaco SRL di Isernia e la ditta Califel SRL di Campobasso.